parola alle difese e alla vela del Tribunale di Arezzo per il processo Coingas, che ruota attorno a consulenze da €500.000 inutili, secondo la Procura. Il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi aveva chiesto la condanna a 6 anni complessivi per Francesco Macri, ex presidente di Estra, 2 anni e 2 mesi per il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che deve rispondere di abuso d'ufficio e favoreggiamento, 1 anno e mezzo per l'assessore Alberto Merelli. Proposte pene pesanti anche per l'avvocato fiorentino Pier Ettore Olivetti Rason, 4 anni e mezzo per peculato, per l'ex presidente della partecipata comunale multiservizi Luca Mendola, 2 anni e mezzo per corruzione, e per il consigliere comunale Roberto Bardelli, ancora 2 anni e mezzo per istigazione alla corruzione, 5 poi le richieste d'assoluzione. Tema centrale è la natura giuridica di Coingas ed Estra. Il procuratore Rossi ha chiesto di considerarle di diritto pubblico, diametralmente opposta alla ricostruzione della difesa di Macri, accusato di peculato e abuso d'ufficio, che ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Non vediamo dove sia il dolo, al di là della potenziale illegittimità amministrativa rispetto alla Severino, che è molto discutibile e interpretabile, è evidente a tutti che non c'è il dolo, e soprattutto il tema è quanti soggetti si sono messi d'accordo per compiere questo delitto. Anche i legali del commercialista aretino Marco Cocci, imputato per le consulenze d'oro, circa €100.000 ritenute peculato, hanno chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Secondo noi, quanto riportato in questo processo è frutto di suggestioni, perché sono state affermazioni che a nostro giudizio non hanno retto al vaglio dibattimentale. Stesso principio sarà seguito anche dai legali di Rason. Al suo studio Coingas aveva affidato consulenze per €300.000.